Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno, tempo ordinario, 29ª settimana nell'anno dispari, mercoledì. Che bello sentire San Paolo stare con i santi, un grande apostolo che ha scritto ai Romani, ha scritto a tutti noi. Questa lettera lunghissima, bellissima, pensata in una maniera magistrale, certo, nello Spirito Santo. Ebbene, ci dona la parola di verità e vuole tutto riportare alla fede, la fede, e porta gli esempi di Abramo, nostro padre nella fede, Davide, grandissimo nella fede, la fede di Maria, dirà, nato da donna. Nato secondo il seme di Davide, donna Maria, Maria la Vergine Madre, per l'incarnazione del Verbo. E lui dice, ormai siamo passati a un tempo nuovo, il tempo della grazia, la legge è stata superata, il tempo della legge. Qualcuno gli potrebbe dire, e lui si fa la domanda, allora possiamo peccare, perché siamo nella grazia, tutto è grazia e il Signore ci perdona sempre, pecchiamo. È assurdo, risponde a questa ipotesi orribile San Paolo, perché sei nella grazia, non puoi perdere la grazia di Dio, devi collaborare con la grazia di Dio. E dice, il peccato non regni più nel vostro corpo mortale. Sì, San Paolo fa riferimento al nostro corpo. Noi possiamo peccare e secondo il nostro spirito, la nostra anima, con i vizi capitali, tra questi l'avarizia, la lussuria, l'ingordigia e via, i sette vizi capitali. Ma noi siamo formati di anima e corpo e quindi il corpo nostro porta anche i segni di questa attrazione. Purtroppo verso il male, che è la concupiscenza entrata in noi con il primo peccato di Adamo e di Eva, per cui si trovarono poi dopo il peccato nudi, perché hanno sfidato Dio, volevano diventare come Dio e quindi anche la loro grazia ricevuta di procreare l'hanno strumentalizzata per sfidare Dio, come se uno procreando, portando vita. Il demonio, che è invidioso di questo dono specialissimo dato all'uomo e alla donna, li ha tentati e ancora oggi ci tenta principalmente. E dice San Paolo: il peccato non regni più nel vostro corpo. Le vostre membra siano membra per la santità, la giustizia, non per i peccati. Offrite il vostro corpo a Dio. Ecco il culto vostro spirituale, lo ripeterà verso il cuore della lettera ai Romani. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente offerto a Dio. Certo, con il peccato impuro sul nostro corpo, l'uomo e la donna possono commettere tanti peccati. E li ricordiamo perché catechesi, il peccato della masturbazione, vuol dire prendere soddisfazione del proprio corpo, della propria sensualità, sessualità e dell'uomo e della donna da soli. Oppure il peccato di adulterio, quando l'uomo tradisce la moglie e la moglie tradisce l'uomo, è adulterio. Il peccato di fornicazione, per cui quando l'uomo e la donna non sono sposati, fanno peccati impuri tra di loro e questo è il peccato di tutte le cosiddette coppie che non sono nel matrimonio, ma sono soltanto in una situazione di vita lontano da Dio. È peccato, il peccato impuro è peccato grave. Così quando si va addirittura oltre i trans, eccetera. Tutto questo è peccato gravissimo, contro natura. C'è anche il peccato della bestialità quando l'uomo e la donna magari pretendono di unirsi ad animali inferiori. Questo è riprovevole
Noi dobbiamo seguire Gesù che ci dice di vivere nella santità dei pensieri, dei desideri, delle azioni. E gli apostoli, sentiamo San Paolo con quale forza e decisione dice: è assurdo ricadere nel peccato, offrire le proprie membra perché sia uno strumento di ingiustizia. Non è giusto, perché Dio ci ha creati anima e corpo per la sua gloria, mentre ha recuperato e ha santificato il nostro animo, la nostra anima e il nostro corpo, anche il nostro corpo, dando benedizione vera a chi è sposata davanti all'altare, davanti a lui, con un giuramento. Così è il sacramento del matrimonio. Allora anche l'unione dell'uomo e della donna, la loro sessualità, è ben gestita e nella santità. È un sacramento, segno cioè della comunione eterna tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Mentre Gesù parla, San Pietro, che è sempre molto intraprendente, dice: ma queste cose, questa parabola l'hai detto per tutti oppure per gli altri soltanto? L'hai detto anche per noi? E Gesù insiste, dice: e qual è quell'amministratore che il Padre mette a capo? Tenetevi pronti, non peccate, perché se voi, approfittando della vostra posizione di guida degli altri, siete amministratori che il Signore ha richiesto come fidati e prudenti, ma voi doveste magari nella notte privare del cibo necessario a tempo debito o di giorno e darvi a pazze gioie nel peccato, mangiare, bere, ubriacarvi e punite i servi e le serve ingiustamente senza un richiamo di giusta riprensione, paterna riprensione, allora voi siete ancora più responsabili. E conclude Gesù che a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Sarà richiesto molto di più a chi molto fu affidato. Ecco quindi l'importanza di un pastore, un vescovo, un papa, un sacerdote, l'importanza anche di un genitore, un papà, una mamma che devono educare i loro figli per la salvezza eterna. Anche i gestori dell'autorità civile, sarà un sindaco, sarà un governatore, sarà un primo ministro, un parlamento, tutti devono vivere bene, santamente, dando a Cesare quello che è di Cesare, cioè secondo leggi giuste. E a Dio, quello che è di Dio, tutto dobbiamo dare a Dio, anche la parte orientata verso Dio che noi gestiamo secondo l'autorità civile che noi chiamiamo anche Cesare. Ebbene, che bell'insegnamento completo che il Signore ci dà attraverso la liturgia. La liturgia non è un parlare vuoto della Chiesa del Signore. La liturgia, questi messaggi che ci vengono dalla Santa Messa, le letture della Santa Messa, sono di una profondità, scarnificazione profonda, che vanno come un bisturi a togliere il marcio per sanare e portare la grazia, una vita di grazia. Maria è tutta piena di grazia. In lei non c'è stato mai il peccato originale. Lei è immacolata. Lei è come se fosse un'eccezione. No, è la realtà. Quella per cui noi tutti abbiamo peccato in Adamo ed Eva, lei per volontà di Dio, disegno di Dio, creatura data in perfezione dalle mani di Dio per sempre. Lei ci dice: siate come me. Dio vi dà la grazia e la trasmette attraverso il suo cuore divino e anche attraverso il mio cuore immacolato. Venite nel mio cuore immacolato, fatevi gestire dal mio cuore immacolato. È il più bel giardino dell'universo, certo, insieme a tutto il suo corpicino di vergine, madre, sposa, donna,
perché ha dato l'accoglienza prima al figlio di Dio, ha dato tutto e lei può dare ora tutto perché Dio le ha concesso ogni cosa. Santa Vergine, Madre di Dio, Sposa dell'Altissimo, ottienici questa comunione perfetta con Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.